Ragazzuoli, ciao a tutti, come va? Spero stiate tutti quanti bene, che senza ombra di dubbio è la cosa più importante, soprattutto in questo periodo. Oggi potrebbe essere una giornata potenzialmente interessante per il futuro della Juventus, dato che in questo istante è in corso una riunione tra Antun, l'agente di Dybala, e un altro suo agente, un altro che sarà lì a nome suo, diciamo, e che Rubini arriva bene, quindi si spera si possa aggiungere anche in questo caso ad una conclusione, anche perché è una certa, dopo un anno e mezzo basta, però non siamo qui per parlare di questo, dato che mai sbilanciarsi su una riunione per il futuro di Paolo Dybala, perché è da un anno e mezzo che lo facciamo e non mi sembra onestamente il caso. Ormai bisogna aspettare la fine di questa saga per parlare di un lieto fine, si spera, ecco, altrimenti poi parleremo di tutto ciò che capiterà di parlare, ovviamente. Detto questo, però, vedendo quelle che sono le ultime notizie di calciomercato, quindi fondamentalmente si parla del Paris Saint-Germain o degli inglesi, a me viene sempre più in mente, purtroppo, perché questo fa capire quanto io sia ossessionato, in effetti, quella frase che al ritorno di Massimiliano Allegri era stata detta: adesso che non allena da 2 anni, ha avuto modo di magari liberarsi la mente, no? Di capire come giocare, e adesso ormai è un obbligo vincere la Champions League, fare quello che non era riuscito a fare nella prima esperienza alla Juventus, vincere la Champions League. Che uno dice, vabbè, già con le squadre della stagione 2020-2021 sembrava una roba da fuori di testa, perché comunque, dato che la Juventus ad oggi ha la stessa identica rosa, in sostanza, per quanto riguarda almeno l'11 titolare, ad esclusione dell'arrivo di Caio Jorge, e speriamo di parlare in un futuro di un altro acquisto che presumibilmente sarà il titolare, cavoli, te ci pensi e dici, vincere la Champions League con questa rosa che, per carità, non è da quarto, quinto posto, assolutamente, vedendo poi anche come si è evoluta la situazione delle rose in questa sessione di calciomercato per quanto riguarda la Serie A. Però dici, cavoli, noi fino a prova contraria, se il Napoli non si andava a suicidare nell'ultima partita contro il Verona, te la Champions League non solo non potevi vincerla, non potevi neanche giocarla, quindi già dici, cavoli, adesso Allegri ha l'obbligo, con una squadra che l'anno scorso, se non era per un suicidio di un'altra squadra, la Champions League non la giocava neanche, adesso deve vincerla perché ha avuto 2 anni per studiare. Certo, ma non è che raddrizzi i piedi ai 10 scarponi che abbiamo. Ecco, lì serve proprio un'entità un pochino superiore a Massimiliano Allegri, sperando di poter fare il miracolo. Ma a prescindere da tutto, invece, vedendo anche quella che è la situazione attuale delle varie rose, vedendo l'ultimo mese, mese e mezzo di calciomercato, insomma, l'obbligo di vincere la Champions League per la Juventus è un pochino come, no? Io metti sto fidanzato per 2 anni, è un pochino come Allegri, no? Che per 2 anni non ha allenato, torno single, adesso i miei amici mi dicono, ok, adesso che ha avuto 2 anni per studiare tutte le patacche della Riviera, adesso te mi devi bombare la rata Ratajkowski quest'estate. Di, va bene. Ci posso provare, bisogna essere ambiziosi, per carità, nella vita. Ma come minimo devo ammazzarla. Bene o male, è un discorso molto simile che si può fare nei confronti di squadre come il Chelsea. Abbiamo bisogno dell'attaccante? A posto, 130 milioni mi prendo Lukaku. Il Manchester United, abbiamo perso una finale d'Europa League? Va bene, tanti soldi li abbiamo. Sancho e Varane, che problema c'è? Il Manchester City, che non sapevano dove buttarli, hanno buttato più di 100 milioni per Grealish, va benissimo, e in più si parlava anche, cos'è, di un'offerta di 150 milioni per Kane. Il PSG, il Paris Saint-Germain, nel giro di 3 settimane, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma, Ramos, Messi, Manca anche un terzino sinistro, quindi forse ci potrebbe essere qualche altro colpo interessante lì, che tu dici, ok, va bene. Noi magari abbiamo l'obbligo, ma gli altri che cos'hanno? Se ci pensi, il calcio del popolo, che cos'ha? Infatti, tra l'altro, bellissimo questa cosa che, per pura e strana coincidenza,
quali sono le uniche squadre che fanno mercato in questa sessione di calciomercato qui. Però sono quelli del, ecco, questi qui stanno rubando una cosa per i poveri, i ricchi che rubano i poveri. Minchia, infatti sono curioso di vedere che fine abbia fatto Ander Herrera dopo quel post strappalacrime una volta ufficializzata la Superlega, il calcio del popolo, lo sport dei poveri rubato dai ricchi. Sono molto curioso di vedere se ancora il Paris Saint-Germain, una volta che ha visto la sessione di calciomercato che hanno fatto, ha detto no, questo calcio non mi rappresenta più, io vado via, vado in Championship, vado in Serie B di una qualsiasi nazione, dove comunque il calcio del popolo lì ha il suo senso, ha la sua logica. Sono curioso di vedere che fine abbia fatto Ander Herrera. E anche oggi ho letto che c'è stata pure la conferenza di presentazione di Messi, il presidente del Paris Saint-Germain, che a una certa è intervenuto e ha detto: no, no, noi abbiamo rispettato il fair play finanziario, noi abbiamo rispettato tutti i parametri del fair play finanziario, sia che con Messi che con tutti gli altri. A voi veda. Poi però qualche giorno fa, se non sbaglio, era uscita tipo la notizia che la UEFA non avrebbe fatto nulla al Paris Saint-Germain anche per non ostacolare i mondiali del 2023. Poi non so se sia vero o meno, però non mi stupirebbe per nulla, vedendo quello che è il modus operandi attuato da Čeferin una volta uscita la notizia della Superlega. Da lì in avanti è stato un massacro, e per pure strana coincidenza, appunto, quali sono le uniche squadre che stanno facendo mercato? O il Paris Saint-Germain o quelle che, per non si sa quale motivo, il giorno dopo si sono subito ritirate dalla Superlega, si sono subito fatte fuori. No, effettivamente noi preferiamo il calcio popolare, ed effettivamente ne stanno dando assoluta dimostrazione in questa stagione qui. Quindi, ragazzi, fondamentalmente sì, ho deciso di riprendere per l'ennesima volta la frase di Adani su Massimiliano Allegri e su quello che dovrebbe fare, secondo lui, con la Juventus. E poi però è la solita denuncia di schifo nei confronti delle solite, perché ormai si parla veramente delle solite e va bene così, diciamo, la speranza. E non vederle vincere anche quest'anno, quello che sono obbligate a fare, loro sì, per davvero, soprattutto nel momento in cui in una sessione di calciomercato prendi 5-6 top player. Mancano ancora 3 settimane, alla fine, quindi non lo so, non so quale altra sorpresa ci possa essere, vedendo che fanno una riunione a settimana, dipende qual è il nome che gira di prendere quel giorno, e via, fanno l'offertina e tanti saluti. Sono veramente molto curioso. Detto questo, però, speriamo che il prossimo video sia per parlare di una bella notizia riguardo la Juventus. Finalmente, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!